ragazzi, prima di iniziare vi volevo chiedere di lasciare un bel mi piace, perché infatti se questo video supererà i 2005 entro domani, oppure 3000 in generale, lunedì vi caricherò il primo episodio della serie Road to Glory su FIFA 16. Mi sembra un compromesso onestissimo. Detto questo, godetevi il video. Ben sentire, mi sono appena svegliato, però ragazzi ho detto, eh no. Voglio portare un nuovo squad builder, o meglio il mio primo squad builder su FIFA 16 oggi, e quindi ho detto ma andiamo a registrare. Per iniziare però vi volevo ricordare, o meglio chiedere, di lasciare già un bel mi piace, poiché infatti questo squad builder secondo me è veramente forte, considerando anche i nuovi valori su cui si basa questo FIFA, perché secondo me non si basa più tanto sulla velocità quanto sul fisico, ma in realtà neanche tanto, non l'ho ancora capito francamente. Però appunto ho fatto questa squadra e devo dire che mi sono trovato assai bene, ho detto andiamo a proporgliela. Dunque, detto questo, direi di bandoci le bande. La squadra è questa qua, 4-2-2-2. Se devo essere sincero, ero partito ad utilizzare appunto un 4-3-1-2, ma ho visto che su questo gioco conta molto gli esterni, quelli che sono in questo caso i centrocampisti. Detto questo, direi subito di iniziare ad andarla a vedere un po' più da vicino. Innanzitutto, in porta utilizziamo Marchetti, portiere che ho pagato 1300 e che, se devo essere sincero, mi è piaciuto un macello. Mi ricorda il Marchetti di FIFA 13, che non so quanti di voi se lo ricordano, era davvero un fenomeno. Passiamo adesso alla difesa. Ecco, non so se avete notato, comunque è un'ibrida abbastanza bella. In difesa troviamo da una parte Cavull, che è passato dal Tottenham Hotspur al Sunderland e l'ho pagato 2300. Ahimè, gli hanno diminuito di un macello la velocità. Negli scorsi FIFA era molto più veloce, però se devo essere sincero mi ci sono trovato bene. Come ho già detto, in questo FIFA la velocità conta meno, anzi la velocità dei difensori sembra triplicata rispetto al loro valore base. In che senso? I difensori riusciranno a prendere anche un giocatore che ha tipo 6000 di velocità, quindi molto bene. Come altro difensore centrale trovo quello che per adesso è uno dei miei difensori centrali più forti, ovvero Mauricio Santos Nassi della Lazio, che ha 71 di velocità, 80 di difesa, 80 di fisico, ma che ragazzi, secondo me è una roccia, è davvero un muro. Mi ci sono trovato da Dio in 10 partite, mi ha fatto anche addirittura un gol di testa, quindi elevazione anche abbastanza buona, difesa molto forte. Passiamo adesso ai terzini. Da una parte troviamo Clichy, che a mio parere si trova sempre al posto giusto nel momento giusto, pecca magari nel valore difesa che ha 68, però come ho già detto i difensori in questo gioco sono scandalosi, nel senso che sono comunque fortissimi. Come terzino destro trovo Perez, ragazzi, questo mi piace un sacco, soprattutto per i suoi workers, alto, normale, quindi vi farà moltissime sovrapposizioni e mi piace un sacco, anche perché ha 92 di velocità. Passiamo adesso ai due CDC. Questo qua è il mio giocatore preferito di questa squadra, sto parlando di Morgan Schneiderlin. L'ho utilizzato per 5 partite, mi ha fatto un gol e un assist, ma ragazzi, voi non avete idea, si trova sempre al posto giusto nel momento giusto e soprattutto è forte per la sua aggressività, addirittura 85, quindi ragazzi, cioè, è un giocatore contro coglioni, ci dà sempre l'anima e si vede. Come altro CC utilizzo Imbola, o meglio come CDC utilizzo Gianluca Imbola, che doveva andare all'Inter ma si è poi spostato al Porto. Ragazzi, giocatore anche questo completissimo, 76 di velocità, 71 di passaggio, 76 di vista, dove difesa, 78 di fisico. Workers alto normale, quindi workers che a me piacciono, infatti come voi credo abbiate potuto ben notare sono uno che porta molto sull'offensiva. 8 partite, 0 gol ma 3 assist. Passiamo adesso ai CUC. Da una parte troviamo Boyan, che a me è un giocatore che nella realtà mi piace un macello davvero, però fa esaltare guardarlo. Comunque Boyan valutato 81, anche lui giocatore veramente completo e soprattutto importante, perché mi darà doppia intesa all'attaccante, e dall'altra parte Anderson Talisca. Sinceramente avrei preferito utilizzare André in forma del Porto, solamente che costa 160.000 crediti, però dettagli. Passiamo adesso al duo d'attacco, che è un qualcosa di fenomenale, poiché sono un misto di velocità e di fisicità tremendi. Da una parte troviamo infatti Mamedov, che mi sembrava una bestia ancora prima che uscisse il gioco, e ragazzi, dopo averlo provato non posso far altro che rettificare ciò che ho detto. In 10 partite mi ha fatto solamente 3 gol e 2 assist, ma vi posso assicurare che non è che l'ha fatto in una partita, ma ho vinto partite del tipo 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, e quindi questo valore può ingannare, ma vi posso assicurare che è un cavallo da corsa. Infatti 90 di velocità, 77 di tiro, quindi niente male, ma soprattutto 77 di fisico e 91 di elevazione, quindi un carro armato, ma anche il suo compare d'attacco Vincent Aboubakar, pagato solamente 2000 crediti, che si presenta con un 85 di velocità, 80 di tiro, 81 di fisico, ma soprattutto 84 di forza fisica, quindi anche lui un armadio. Detto questo ragazzi, andiamo a provare questa squadra online, anche se ci metterò anni, perché non so se anche a voi da questo problema, a me tipo per trovare una partita ci mette minimo 10 minuti. Dai, iniziamo questo conto alla rovescia, sono le 10 e 13, vediamo quanto ci mette.
Ragazzi, sono le 10:30 e non sono ancora riuscito a trovare l'avversario. È davvero qualcosa di ineccepibile a mio parere, ma farò un video a riguardo questo FIFA dove vi vado ad esporre le mie impressioni a riguardo, perché per adesso lasciano troppo a desiderare. All'alba delle 10:31 ne riusciamo a trovare uno? Già, meno male. Non mi ricordo neanche quando ho iniziato questa ricerca. Comunque, ecco, il mio avversario utilizza un 4-1-2 della Ligue 1 che sembra fenomenale. Ottimo. No, non ci si vede un caso. Mettono addirittura la nebbia. Perché l'hanno voluto articolare così tanto? Mamma mia. No, poi se gli arbitri iniziano a fischiare dal nulla. Le skill ormai sono inutili. Si perde palla sempre se si prova una skill. Vabbè, no, io sfaso troppo già. L'ha lanciato. Vai, grandissimo, si fa sentire. Tanto sbaglierà perché i portieri sono. Grandissimo Clichy, ve l'ho detto. Può aver poco in difesa, ma comunque è un fenomeno. Cioè, ragazzi, se devo essere sincero, mi sento abbastanza miracolato ad aver segnato prima dei primi 80 minuti. Nelle altre partite finivano tutte o 0-0 o 1-0 e segnava tipo negli ultimi 10 minuti. Bravissimo Talisca! Mamma mia! Vai! La mette in middle! La mette! Oh, i portieri sono Superman! Vai, vai, vai! Abubakar! Bella, 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 bella! La botta! Oh, mi sono scordato che ci sono i portieri! Così, the middle, e la para pure lì. E ragazzi, la partita, come volevasi dimostrare, è finita 1-0. Non ci sono state più nette occasioni. E adesso, a parte che farò un video a riguardo, comunque mi volevo rivolgere a tutte quelle persone che reputano questo un gioco appassionante. Come fate a preferire queste partite a quelle, a quei tipo 5-4 di FIFA? Davvero non lo capisco, però ci farò un video a riguardo. Comunque credo che si sia potuto ben notare che non penso cose tanto belle. Comunque, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, provate questa squadra che è qualcosa di eccezionale. E vi saluto e vi dico buona vita, pace e famiglia.